Anticipazioni Tempesta d'amore, trama puntate, dal 6 al 12 giugno 2022. Christophe bacia Rosalie. Lunedì, 6 giugno 2022. Eric non vuole affatto condannarsi ad una vita intera in carcere e riesce a scappare dall'hotel ed a sbarazzarsi del suo braccialetto alla caviglia. Tuttavia, quando scopre che le condizioni di salute di Florian sono precipitate di colpo, prende una forte decisione. E torna inaspettatamente indietro. Il giorno successivo, Eric e Florian apprendono una notizia che li rende felicissimi. All'arrivo di Michael, l'umore dei due, però, crolla improvvisamente. Arian è fin troppo amichevole con Robert e Werner. Il suo comportamento insospettisce entrambi. La donna, inoltre, spiazzando tutti, convoca un'assemblea di azionisti, durante la quale approva il progetto per l'inserimento del Furstenhof in una lista mondiale molto prestigiosa. Christophe è molto sorpreso dal cambiamento della donna, ed in lui si concretizza l'idea che qualcosa di oscuro ci sia sotto. Martedì, 7 giugno 2022. Per ottenere finalmente l'approvazione definitiva di Christophe, André decide di recarsi da Tina Kessler in Islanda per seguire un valido corso di cucina. Con il preziosissimo aiuto della sua amica, l'uomo punta a diventare maestro chef, in modo da poter servire ogni giorno a Christophe un menù a 2 stelle. Werner approva l'idea del fratello e si prende una piccola vacanza per accompagnarlo. Jerry va in giro irrequieto tutto il giorno. Eric gli ha fatto credere che il suo braccialetto alla caviglia è una sorta di pedometro e che riceverà una ricompensa in denaro se farà tantissimi passi. Quando poi il Vogue rimette il braccialetto per recarsi in tribunale, promette al ragazzo di esaudire un suo grande desiderio. Jerry, inoltre, sta molto male per le condizioni di salute di Florian, che peggiorano di giorno in giorno sempre di più. Maya, intanto, soffre. Mercoledì, 8 giugno 2022. Mentre Florian cerca di fare i conti con la infausta diagnosi ricevuta, Hannes ha un terribile sospetto. Teme che il giovane Vogue abbia contratto la terribile infezione nella grotta durante i disperati tentativi di salvataggio. Per questo motivo, chiede ai suoi dipendenti di prelevare dei campioni per analizzarli. Dopo qualche ora, tutte le sue paure vengono confermate. Jerry, dopo un'attenta valutazione, sa finalmente cosa vuole chiedere ad Eric per aver portato il suo braccialetto alla caviglia. Quando il ragazzo esprime il suo desiderio, il Vogue si commuove. La sua infinita bontà lo intenerisce. E non poco. Rosalie suggerisce a Christophe di allestire una collezione di whisky al piano bar. La donna vuole contribuire con la sua idea originale all'ammodernamento dell'hotel. Christophe è un po' reticente ma, alla fine, accetta. Giovedì, 9 giugno 2022. Robert e Cornelia discutono sul vistoso cambiamento caratteriale di Arian e temono che la donna abbia in serbo cattive sorprese. Non hanno idea che la Dark Lady stia pianificando una terribile vendetta per impossessarsi delle quote di tutti i Salfield. Maya è disperata in quanto crede che, se non fosse stato per l'escursione di lei ed Hannes nella grotta, Florian non avrebbe mai contratto la terribile malattia che lo sta debilitando. Il Vogue cerca di far capire a Maya che non è lei la responsabile della sua infezione. Nel frattempo, mentre svolge le sue ricerche, Hannes incontra il professor Berthold, che qualche anno fa ha lavorato allo sviluppo di un antibiotico utile contro i batteri che stanno debilitando Florian. La sua ricerca, molto costosa, fu stranamente interrotta. Riuscirà Hannes a convincerlo a riprenderla per salvare Florian? Venerdì, 10 giugno 2022. Eric spiega ad Eric che, sfortunatamente, non può esaudire il suo desiderio, ovvero vedere Florian sano e salvo. Il Richter è molto addolorato e cerca di distrarsi, facendo una passeggiata con il maialino Chantal. All'improvviso, l'animaletto scappa e, dopo un po', il ragazzo si imbatte in un signore che intende tenerlo. Selina torna in paese e scopre che Eric è riuscito a farla franca, con la sospensione della pena. Furibonda, accusa Arian di aver corrotto i giudici. La Kallenberg nega fermamente le accuse, ma la sua amica le dice che niente sarà più come prima tra loro, in quanto non si fida più di lei.
Michael scopre che Rosalie ha dei debiti con Christophe e decide di aiutarla. Quindi si reca dall'albergatore per parlargli, ma lui preferisce mantenere il riservo sulla faccenda, legata all'affare andato in fumo. La Engel si sente umiliata. Sabato, 11 giugno 2022. Michael e Rosalie litigano fortemente. Successivamente, la donna accetta l'invito a cena di Christophe e decide di assaggiare insieme a lui un whisky speciale, nella cantina dei vini. Maya e Hannes fanno di tutto per trovare il professor Berthold e per chiedergli di continuare il suo promettente progetto di ricerca. In effetti, Hannes riesce a trovare il valente scienziato poco dopo, ma quando lo contatta, è costretto a fare una brutta scoperta. Hannes ritira la promessa di costruire il maneggio a Selina, perché ha bisogno di tantissimi soldi per finanziare il progetto di ricerca, volto a salvare la vita a Florian. Fingendosi impietosita, Arian prende in carico il suddetto progetto, del maneggio. Jerry vuole scrivere una lettera a sua madre, ma litiga con Max. Vanessa riesce a convincere i due a fare pace. Max porge le sue sincere scuse al fratello. Domenica, 12 giugno 2022. Robert, Cornelia ed Eric iniziano ad interrogarsi sullo strano comportamento di Arian. Hannes decide di creare un nuovo gruppo di ricerca per finanziare il farmaco del professor Berthold. Maya è disperata, il tempo stringe e da Florian resta poco tempo da vivere. Né Hannes né Michael riescono a convincere il professore a riprendere il suo lavoro. Poi Maya si avvicina al dottore con un discorso commovente. Christophe prova a baciare Rosalie, che lo evita. Il Salfield chiarisce che sarebbe interessato ad avere una relazione con lei, ma per la donna è fuori questione. Pertanto corre a casa per riconciliarsi con Michael, con la coscienza a pezzi, perché non trova il coraggio di parlargli del bacio. Jerry tenta di addestrare il porcellino Chantal a rintracciare oggetti di valore nascosti. Per questo, nasconde una borsa cara ad Alphonse. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Rosalie lascia Michael. Una coppia scoppierà nel corso della 18ª stagione di Tempesta d'amore. Rosalie Engel beccherà Michael, baciare Caroline, una sua vecchia amica. E le conseguenze non si faranno attendere. Anziché affrontare il compagno fedifrago, la donna studierà un piano per farlo terribilmente ingelosire. Qualcosa, però, andrà storto e la Engel finirà per cedere alla passione, con l'uomo ingaggiato per il suo piano, un affascinante gigolò di nome Raphael. Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Rosalie fa una scoperta shock su Michael. Rosalie Engel sarà la protagonista delle prossime puntate in onda in Germania. La scaltra compagna di Michael Niederbull si accorgerà dei sentimenti segreti che il dottore nutre per Caroline Lamprecht e, come prevedibile, la sua reazione non sarà delle migliori. Come ben sapete, Rosalie è ripiombata nella vita del dottore dopo circa 10 anni dal loro primo incontro. I due, infatti, si erano già conosciuti anni addietro e la loro storia d'amore si interruppe a causa di un tradimento da parte di lei. Fu per questo motivo che il dottore non se la sentì di convolare a nozze. Dopo diverse love story finite male, Michael conobbe poi la bellissima Natasha che, di recente, lo ha lasciato per un uomo conosciuto ad Amburgo, molto più giovane di lei. La travagliata vita sentimentale del dottore sembrava aver ritrovato un po' di tranquillità, grazie alla Engel che è riuscita a riguadagnarsi la fiducia del suo amato non senza problemi. Ma ecco che nella 18ª stagione della serie accadrà qualcosa di incredibile. Un ingresso in scena inaspettato spariglierà nuovamente le carte in tavola. Tutto comincerà quando a Big Line comparirà improvvisamente Caroline, vecchia amica del dottore nonché suo amore segreto. I due, durante un dialogo, lasceranno intendere di essersi conosciuti, ai tempi dell'università e di aver anche suonato nella stessa band. Il loro amore, però, è sempre rimasto nel limbo, in quanto non hanno mai avuto il coraggio di dichiararsi. Ebbene, quando la Lamprecht si presenterà a sorpresa in hotel, per realizzare i suoi sogni di carriera, ecco che nel dottore si risveglieranno sentimenti mai svaniti. All'inizio, il Niederbull cercherà di non lasciarsi trasportare da essi. Poi, però, un giorno, cambierà tutto. Rosalie, ignara del coinvolgimento di entrambi, inviterà Caroline a soggiornare a casa sua.
Un pomeriggio, complice un'atmosfera molto particolare, tra il dottore e la new entry, scatterà un bacio molto appassionato. Sconvolto per il tradimento ai danni di Rosalie, Michael proverà a distanziarsi dalla Lamprecht ma tutti i suoi tentativi risulteranno vani. Non passerà molto tempo che l'uomo arriverà a condividere un nuovo momento di vicinanza con la sua vecchia amica. E, purtroppo, questa volta, qualcuno osserverà tutta la scena. Vi annunciamo che non si tratterà di un personaggio qualunque, bensì della stessa Rosalie. Fortemente insospettita dai comportamenti insoliti del suo compagno, la donna assisterà per pura casualità ad una scena che non avrebbe mai voluto vedere. Il suo fidanzato tentare di baciare Caroline. Scioccata, anziché affrontare entrambi, deciderà di mettere in atto una strategia molto più infima e sottile. Mostrare al suo amato quanto avrebbe da perdere se lei andasse improvvisamente via. Questa tattica, però, finirà per avere dei risvolti che andranno ben oltre le aspettative della Engel. Perché? Anticipazioni Tempesta d'amore, puntate tedesche. Rosalie Engel lascia Michael. Come precisano ulteriori spoiler, quando Rosalie scoprirà che Michael prova dei sentimenti forti per un'altra donna, deciderà di puntare su un'arma a doppio taglio. Quella della gelosia. E comincerà a farsi corteggiare ed a flirtare in pubblico con un affascinante uomo assoldato appositamente per mettere KO, la bella Caroline. Si affiderà ad un gigolò di nome Raphael Koffler. Ma ecco il colpo di scena. Il suo intrigo le si ritorcerà contro, in quanto la Engel finirà per innamorarsi perdutamente di lui. Ciò che doveva essere solo finzione, si tramuterà in realtà. Con il passare dei giorni, anche il Koffler non si mostrerà affatto insensibile al fascino di Rosalie. E sarà così che non vedrà altra scelta, se non quella di dichiararsi. All'inizio, Rosalie lo respingerà, dicendogli di tenerci al compagno e di averlo ingaggiato solo per farlo ingelosire. Determinata come non mai, proverà a reprimere i sentimenti per lui, ma non sarà per niente facile. Nonostante i suoi disperati tentativi di star lontana da Raphael, il destino la riporterà continuamente davanti a lui. E una notte, accadrà qualcosa di magico. I due finiranno per passare una notte di passione insieme. Tale avvenimento cambierà tutto. Stando alle ultime news provenienti dalla Germania, il tradimento verrà a galla. Michael, spiazzato, non ne vorrà sapere di perdonarla, e sarà così che la donna deciderà di lasciare per sempre il Fürstenhof. Ancora non conosciamo come avverrà nei dettagli la sua uscita di scena, se andrà via con Raphael o se sola, e se Michael si darà un'ultima chance con Caroline. Quel che è certo è che l'interprete della Engel, Natalie Ellison, ha confermato, nel corso di una intervista, di avere lasciato Tempesta d'amore e che, di recente, ha girato gli ultimissimi episodi. Voi cosa ne pensate? Si tratterà di un addio o di un arrivederci? Nei giorni a venire, assisteremo poi ad un teso faccia a faccia tra Michael ed il gigolò, che affermerà di tenerci tantissimo a Rosalie e di non avere alcuna intenzione di mollare. Rosalie, dal canto suo, farà capire al dottore che, a differenza sua, lei non ha giocato con i suoi sentimenti, in quanto ha trovato la forza di confessare. Michael, invece, non ammetterà mai la crisi. Nella querela interverrà anche André, che pregherà i suoi amici di non buttare via quanto faticosamente ricostruito e di ritornare insieme. Ciò accadrà davvero? Quel che è certo è che Rosalie lascerà Big Lime, ma non è ancora chiaro se lo farà da sola, oppure in dolce compagnia. Siamo certi che sentiremo forte la sua mancanza. Restate con noi per succosi aggiornamenti, in quanto nulla toglie che Rosalie possa essere reintegrata in futuro con un nuovo volto. Gli spoiler Tempesta d'amore torneranno prestissimo. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.